Comunità Frazione di Colle da Ventida, Rossi Natale, divento sacerdote nel 49, quindi già sto al 60° anno sacerdozio, ma non ho mai smesso di andare in giro. Quest'anno, l'ultima volta che c'avevo il disco, non potevo tanto camminare, però per San Giorgio ho fatto lo stesso, ma loro hanno girato mai. E ho messo su un gruppetto. Ho insegnato l'organetto, le pasquarelle in 6 o 7, 8 che sono l'organetto qui quando vanno a Pasquale, tutti insieme perché tutti, l'organetto in si per alcune e quella di mi, per la nozione mi sembra che sia troppo alta. Le famiglie ci stavano, ci tenevano per la Pasquarella, si andava, la cassa, ci fate cantare? Sì, cantate, allora via, una canzone, da cantare, ci cioè, siamo portati anche auguri, saluti, e allora ci davano un'offerta, grazie, ce l'andavamo. Dopo si organizzava, allora a quei tempi c'era più bisogno, ci dividevamo un po' tutto, no? Alla fine andava scattando per ciascuno. Invece dopo si facevano le cene, si fanno degli incontri, si fanno delle cose diverse, insomma, non è tutto cena. I primi anni facevamo una sera o due di trovarci lì a casa a ricantarne qualcuno, a vedere se siamo tutti d'accordo, come si comincia, no? Per non mettere suonatore. E basta, il resto ormai si sa, si va avanti così. Eravamo ragazzini, eravamo noi a Colle, eravamo pochi, eravamo una decina, ma quest'anno la vendita, che era più grande, erano sempre 70-80. Qui San Giorgio, più tardi, ho detto eravamo circa 60 persone, andammo su a Piantechiavano, a Terzone, eravamo 58 una volta eravamo un anno. E noi poi, che qualche volta capita questo, viene il gruppo di Pasquarellari. Uno o due canta e gli altri girano e chiacchierano. Qui quando si fa la Pasquale è come fosse fa un'esecuzione importante. Tutti a posto, niente in bocca, le gomme, si canta, si comincia, è finito, basta, dopo si chiacchiera. Così era. Felice Capodanno, buona gente, Dio vi dia, ecco Pasqua, Epifania, contentezza e insanità, antichissima è l'usanza da curare le buone feste, e finché durano queste. Il costume resterà. Si partirono dai re magi, poi i pastori hanno accolto i re magi, portare a Betre. Quella Nurcina invece per sempre non siamo venuti con tutta creanza, secondo l'usanza, la Pasqua a cantare, secondo l'usanza, la Pasqua a cantare. Là dentro la stalla nasce un bambino, nasce Puirino, nasce Peppenà, nasce Puirino, poi. Non c'ha un lettuccio, non c'ha un cuscino, gli manca lo ino, gli manca lo pa. Si ripete sopra e dopo, e te lo vicino ci sta San Giuseppe, raccoglie le zeppe per farlo scaldare. Gli canta la mucca e la manna, gli fanno i nannanni, gli dà un coccò, l'uovo. E muori i pastori, chi abbacchia e ricotta, che un po' dei caciotti. E i re magi con tutti i rifiocchi, con doni e brillocchi, lui venga tra poi, noi pure che cosa secondo l'usanza, d'aprire la dispensa volima assagliare. E mo ce n'andiamo con Dio ve lascia, perché in dialetto nursino questo è. E mo ce n'andiamo con Dio ve lasciamo le forze d'Abramo, l'età di Novè, le forze d'Abramo, l'età di Novè, di nuovo, le forze d'Abramo, l'età di Novè, pam, pam, e finiva così. Che ci inonda di fulgore e fra tutte la più bella e ci porta a pace amor. Si partirono i re magi dalle perfide Maremme, si recarono a Bettelemme per vedere il Redentore. Camminarono giorno e notte, in questo motivo, in così fredda stagione, per i boschi e per le grotti, senza aver la protezione. Appena giunti a Bettelemme, con stanchezza e con sudore, domandarono a un pastore un alloggio per dormire. Il meschino pastorello l'avvicina e l'accompagna.
lì dove era una capanna, lì dove ero resta, c'era solo paglia e fieno ed un sasso per guanciale ed un fiato d'animale che riscalda il buon Gesù. Scendi giù dalla montagna a trovare il tuo Signore, una luce t'accompagna a cercare il Redentore. Segui sempre quella stella che dal cielo e Dio ti invia, segui sempre quella via, troverai il buon Gesù. Se ci date qualche cosa che sia cara a chi lo prende, cercheremo, già si intende, tutta roba da magnà. Se lo vino non ci avete, qualche cosa voi ci date, cara gente ci scusate, ci dovete disprezzare. Fate presto ad aprire la porta, che il dal cielo casca brina, lo strumento s'arruina, non potemo più suonare. Per la Pasqua noi andiamo per seguire la vecchia usanza, con amore e con creanza vi vogliamo salutare. Buon felice Capodanno, ci vedremo quest'altr'anno, ci vedremo quest'altr'anno, troviamo l'occasione, ma noi ce lo proviamo da noi, passiamo il Pasquarello. Noi facciamo, feste San Giorgio e 3 aprile facciamo un focaraccio grande con degli spari e dolci e via. E anche l'augurio per la campagna, perché è 23 aprile, quindi comincia la primavera, che sia di buon auspicio per la campagna. Poi ci stanno le rogazioni religiosamente, andare a benedire la campagna e tre giorni dell'Ascensione. Poi invece per roba folcloristica facciamo di Ferragosto, facciamo una settimana anche più di al prologo, una volta c'è la rassegna degli organetti, i ragazzi che sono a rassegna suonano, altra volta ci sta, suggerimmi, io mi ricordo niente. Palio dei Somari. Il Palio dei Somari. E poi a bello con altre feste classiche. Dopo le feste. Le feste da ballo e non c'è nulla. Beh, va bene. Di folcloristica. Ho capito, va bene. Stoppa un attimo.